Sì, buonasera Salvatore, in diretta da Palazzo San Francesco a Sarno, alle ore 19 ha votato il 33,87% rispetto al 53,38% della prima votazione del 26 maggio, dunque un meno 19,51%, una proiezione abbastanza bassa rispetto alla media nazionale. Ricordiamo anche la votazione, le proiezioni delle ore 12 che Sarno vedeva al 16,57%, pari a 4.415 votanti rispetto al 18,41% del primo turno, un meno 1,84%. Dunque continuano ad arrivare gente nei seggi a Sarno, una Sarno che comunque sta votando in una tranquillità estrema, non c'è nessun tipo di problema nei seggi, la gente sta votando con serenità e si spera che questa sera fino alle 23 si possa proseguire in questo modo, in modo da poter poi espletare le operazioni di spoglio per decretare chi sarà il prossimo sindaco della città sarnese.